Alle 5 di una domenica di giugno, la Calypso arriva a Mount Vernon e le celebrazioni cominciano. Today the crew of Calypso is welcome to Mount Vernon. L'equipaggio della Calypso è salutato a Mount Vernon. Ovunque la nave vada viene salutata con tanto affetto e calore umano. Due settimane prima il comandante Cousteau aveva ricevuto alla Casa Bianca la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza. Il comandante ha fatto forse più di qualsiasi altra persona per rivelare i misteri degli oceani che coprono più di due terzi della superficie del nostro pianeta. Perciò sarà probabilmente ricordato non solo come un pioniere dei suoi tempi, ma soprattutto come personaggio dominante della storia del mondo. Le onorificenze cominciarono ad accumularsi all'inizio degli anni 60, quando la Calypso e il suo equipaggio in qualità di esploratori catturarono l'attenzione del pubblico superando i limiti della barriera liquida. Cousteau apparve sulla copertina del Time e poi ricevette la medaglia d'oro del National Geographic per l'esplorazione da un altro presidente. È perciò uno dei più grandi esploratori di una dimensione completamente nuova. Posso certo immaginare la sua soddisfazione per aver aperto all'uomo e alla scienza le profondità oceaniche. E non posso pensare ad un premio migliore di questo per il comandante. Vorrei anche congratularmi con sua moglie, il rappresentante francese, l'ambasciatore, il suo paese, lei e il National Geographic. Grazie mille, Presidente. Sulla medaglia si legge: ha dato all'uomo la chiave del mondo del silenzio. Un anno dopo, i segreti del mondo del silenzio vengono ulteriormente svelati da Claude Wesley e Albert Falco, i primi esseri umani a vivere in mare. L'esperimento di Cousteau è sia psicologico che medico. Durante visite giornaliere, i dottori controllano lo sforzo polmonare, l'aumento della pressione sanguigna e i sintomi dello stress mentale. I test rivelano che i due uomini rimasti per una settimana a 10 metri di profondità, avendo come solo rifugio un piccolo cilindro d'acciaio, restano vigili e in salute. Cousteau chiama la sua base subacquea Piattaforma Continentale Stazione 1. Pre-continente 1 e già pensa a pre-continente 2. Nel giugno del 1963, su una remota scogliera del Mar Rosso, gli oceanauti scenderanno in abitazioni sul fondale marino. Così nasce Pre-Continente 2, la prima colonia sottomarina. Come su un altro pianeta, cinque uomini e la loro navetta spaziale resteranno sul fondo per un mese senza riemergere. L'esperimento è documentato da un film che varrà a Cousteau il suo terzo Oscar. Il nostro villaggio sul fondo dell'oceano serve da base operativa. Per un mese vivremo e lavoreremo sott'acqua, come fanno gli altri uomini in superficie. Ancora una volta, l'inarrestabile curiosità di Cousteau lo ha portato all'invenzione. Due navi in superficie forniscono al villaggio sommerso aria compressa ed elettricità. Anche se circondati dal mare,
gli oceanauti non rinunciano al comfort della vita umana. Aria condizionata, televisione, cibo francese. La residenza principale, chiamata Starfish House, casa della stella marina, giace su uno scoglio di corallo a quasi 11 metri di profondità. Ma Cousteau vorrebbe mandare due dei suoi uomini più in profondità, a 23 metri per una settimana. Gli oceanauti scelti, Raymond Chienzi e André Laban, affrontano una sfida estenuante. Dalla loro piccola base si avventureranno fino a 91 metri durante immersioni giornaliere. Respireranno una miscela di aria ed elio. L'elio aumenta l'autonomia dei sub oltre i limiti di sicurezza dell'aria compressa, ma fa uno strano scherzo alle corde vocali. Maison. Allo, petite maison. Vous êtes bien arrivés tous les deux? Très bien. Nous sommes bien arrivés. Je suis d'accord. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va? Fuori, un residente abituale della barriera in tono inquisitorio. Il pesce pappagallo. Dentro, la sua versione terrestre. Una festa subacquea, il 26esimo anniversario del capitano Cousteau e della moglie Simone, che dopo aver passato una settimana pre-continente 2, diventa la prima oceanauta donna. Pre-continente 2 è un successo. Prova che gli esseri umani possono vivere in mare, il che porta Cousteau a chiedersi, ma fino a quale profondità? Ed ecco pre-continente 3. Nel 1965, Cousteau inizia la costruzione di una camera sferica in cui i suoi sub tenteranno di vivere a 100 metri. In settembre, con 6 oceanauti a bordo, l'habitat viene calato in un regno ostile. L'equipe lavora nella fredda oscurità per 21 giorni. National Geographic, che ha in parte finanziato il progetto, manderà in onda uno special TV su Pre-Continente 3, narrato da Orson Welles. Telefonata al Sea Lab II della Marina americana nell'Oceano Pacifico. L'astronauta Scott Carpenter, comandante della squadra americana, di ritorno dal fondo, prende la comunicazione dalla superficie. Congratulations on your very fine project. Un sub americano giù nel Sea Lab a 60 metri parla in francese. Laban e Cousteau parlano in inglese. Ma entrambe le parti devono affrontare il problema dell'elio. E nessuna delle due riesce a capire fino all'ultimo in che lingua parli l'altra. Così avviene la prima conferenza degli Oceani Uniti. Lo special televisivo su Pre-Continente riscuote un grande successo fra il pubblico americano. E per Cousteau a Parigi è sia un'opportunità che un peso. L'esigenza di organizzare viaggi, invenzioni e scienza diventa sempre più pressante. Viene invitato negli Stati Uniti dal premiato produttore David Wolper. È un duro. Durante i preparativi del contratto insisteva perché comprassi 12 ore di film. E io continuavo a ripetergli che potevo venderne solo 6. Non credevo di riuscire a venderne 12. E lui disse, d'accordo, ma io non posso realizzare quel che voglio con 6 ore. Ho bisogno di venderne 12 per approntare la nave come desidero, per comprare le attrezzature di cui ho bisogno per farlo. Io devo avere quella cifra. Ed è stato irremovibile. Mi ha messo con le spalle al muro e non ha mai indietreggiato di un millimetro durante le contrattazioni. Fortunatamente riuscì a piazzarne 12 e andò tutto bene. Nel febbraio del 1967, sul lungomare del Principato di Monaco, una Calypso rimodernata, riequipaggiata e rimessa a nuovo, è pronta per la sua spedizione più lunga. Cousteau e il suo equipaggio inizieranno oggi un viaggio che durerà 3 anni, documentato per televisione. Il
principe Ranieri e la principessa Grace, sostenitori di vecchia data della Calypso, arrivano ad augurarle buon viaggio. Portano all'equipe un dono di commiato, un bracco di nome Zoom. Grazie al finanziamento del contratto televisivo, ci sono un sacco di nuove attrezzature a bordo. E finalmente arriva il momento della partenza. E così una piccola nave di legno con 27 passeggeri si appresta a partire, inconsapevole di entrare nella leggenda. Circa 20 anni fa, l'equipe della Calypso dovette fare una scelta. Continuare a perfezionare la tecnologia di immersione o esplorare la vita del mare per la distribuzione televisiva. Cousteau e la sua squadra scelsero la seconda opzione, pensando così di poter svelare al mondo intero le meraviglie del mare. La serie televisiva di Cousteau divenne ben presto il ciclo di documentari più famoso della storia televisiva. Il mondo sottomarino di Jacques Cousteau viene mandato in onda per la prima volta nel gennaio del 1968. Il pubblico adotta immediatamente gli spiriti nomadi della Calypso, si entusiasma alle loro avventure e apprezza il cameratismo che regna a bordo fra il comandante Cousteau e il suo equipaggio. Un traghetto in passato, la Calypso oggi trasporta milioni di persone in un viaggio di scoperta senza tempo. Il grande riscontro di pubblico avuto dalle spedizioni televisive di Cousteau fa di un viaggio durato 3 anni una ricerca intorno al mondo che ancora continua dopo 20 anni. La Calypso e le sue appendici aeree acquatiche bruciano migliaia di chilometri all'inseguimento dei segreti della Terra, dalle acque scure degli abissi marini al ghiaccio polare all'estremità del mondo. Le immagini filmate dalla Calypso sono nelle menti di moltissimi telespettatori. Eppure sono pochi quelli che intuiscono il difficile lavoro che sta dietro a queste immagini. Per filmare la grazia e la velocità dei delfini nel Mediterraneo bisogna costruire una piattaforma speciale. Il cineoperatore Jacques Renoir dondola pericolosamente mentre la Calypso insegue a tutta velocità i delfini. Le foto di Renoir, combinate con le immagini di una cinepresa subacquea, appaiono nel film Il canto dei delfini. Per filmare la migrazione del salmone in Alaska, l'equipaggio si trova alle prese con un torrente ghiacciato. E i salmoni non fanno proprio nulla per darti una mano, constata Bernard Delemotte. In Africa, sul lago Tanganyika, Cousteau spera di filmare la vita acquatica dell'ippopotamo. Una zattera di fortuna viene costruita per la cinepresa. È bene prendere tutte le precauzioni necessarie prima di avvicinarsi a una creatura che pesa 317 kg e dal temperamento un po' violento. L'ippopotamo sembra non avere interesse per la carriera cinematografica.
A Philippe Cousteau non resta che contare i danni. Una costosa cinepresa distrutta e un film tanto sudato e inutilizzabile. È il momento di giocare d'astuzia. Da Monaco arriva un ippopotamo di plastica a grandezza naturale. Il sub Yves Omer starà dietro e Delemotte davanti. Cousteau nomina Delemotte capitano del finto ippopotamo. Lo scopo è quello di infiltrarsi nel branco e filmarne il comportamento attraverso il naso apribile del modello. È senz'altro il primo ippopotamo di Troia della storia. All'inizio la mandria sembra poco interessata. Poi il modello attira l'attenzione di un maschio curioso. È la stagione degli amori. L'equipe se la cava. La cinepresa non ha girato nulla e la loro dignità è salva. Ecco quel che succede quando si filma il mondo reale. All'inizio non era abituato alla televisione, ma si adattò in fretta a quel che volevamo. Capì e cambiò la sua tecnica in modo che potesse andar bene per la televisione americana e la televisione di tutto il mondo. Dall'Unione Sovietica al Sud America al Giappone, l'Odissea sottomarina di Jacques Cousteau divenne un successo televisivo. Trasmesso in più di 100 paesi, fa conoscere a centinaia di milioni di persone il dramma e le meraviglie del mare. Wir haben in der Antarktis nur sehr wenige große Wale gesehen, aber immer noch leben ganze Herden von Killerwalen. Die enge Familiengemeinschaft besteht aus mehreren Weibchen. Descubrieron un banco de 40 o 50 calamares flecha de mar a los lados del Calipso. Es la primera vez que hemos visto calamares desde que entramos a las aguas de la costa de California. Eppure, per l'equipaggio, le riprese per i film visti in tutto il mondo spesso comportano rischi inimmaginabili. I mari in tempesta possono rendere la vita difficile e pericolosa. Listen to me closely. E gli animali selvatici possono essere imprevedibili, come dimostra questa sequenza del film Squali, raccontato da Rod Serling. Bring up the cages. We are finished. Al largo della costa messicana, un sub si avvicina imprudentemente ad un elefante marino di 3 tonnellate per fargli un mezzo primo piano. Risultato? Un'altra cinepresa da riparare. Philippe scopre che questo lavoro richiede riflessi pronti e una certa audacia. Emergendo come in un'apparizione dal lago Titicaca nelle Ande, il sub Jean-Claude Rien affronta un rischio già preventivato, i pericolosi sospetti delle antiche popolazioni. Per la tribù Imraguen della Mauritania, la muta bagnata di Rien è una meraviglia incomparabile. E la cinepresa li lascia disorientati.
Nessun Imraguen ha mai visto un uomo biondo col corpo da delfino. Le donne lo trovano inquietante. Gli uomini ridicolo. Sembra a volte che anche le creature del mare trovino incredibilmente noioso l'arrivo dell'equipa Cousteau. No, grazie. Ne abbiamo avuto abbastanza. Ignorando l'abitudine dell'elefante marino di tirarsi addosso la sabbia, Kienzi cerca di registrare il battito cardiaco. Eppure, i tanti problemi vengono ripagati da altrettante gentilezze. Una megattera ritira delicatamente la pinna per non far male a un sub. Un pacifico tricheco di 2 tonnellate prende il cibo come un bambino dalle mani del sub. Una giocosa lontra di mare, imperturbata dallo straniero in giallo e nero, esamina la strana creatura e poi si impossessa della sua orecchia di mare. Frattempo offre uno spuntino a un amico imperturbabile. E così passa un rilassante pomeriggio in mare. A volte la curiosità è reciproca e allora lunghi mesi di difficoltà sembrano davvero un piccolo prezzo da pagare in cambio di quei pochi momenti magici. Gli scienziati ci dicono che la vita marina è estremamente sensibile al comportamento della civiltà umana. Saremmo in grado di distruggere quello che c'è laggiù senza neanche sapere che cos'è. I cambiamenti al di sotto della superficie oceanica vanno ben oltre quello che il nostro occhio riesce a percepire. Le stesse correnti invisibili che disperdono le uova e le larve dei pesci oggi portano gli agenti inquinanti umani in tutto il mare. Uno dei primi a testimoniare lo stato di degrado in mare fu Jacques-Yves Cousteau. Quella constatazione cambiò la sua vita e il suo lavoro. L'esploratore più famoso dell'oceano ne divenne il più accanito difensore. Quelle scene restarono impresse nella nostra memoria. Come primi sommozzatori muniti di autorespiratore, avevamo vagato nel Mediterraneo brulicante di pesci. L'esuberanza della vita in quel tratto ci spinse ad altre esplorazioni, a maggiori profondità. Dopo 30 anni, l'équipe Cousteau ritorna nelle stesse acque al largo della costa meridionale francese. Non resta che un deserto spettrale. I banchi di pesci donzella, di lampughe, di epinefeli sono svaniti. Lo sviluppo costiero, la pesca, l'inquinamento hanno estinto la vita, proprio dove erano iniziate le immersioni. It is very abruptly in 1958. Nel 1958 mi resi bruscamente conto del danno arrecato alla fauna del Mediterraneo dalle attività umane. Non mi piace nemmeno usare la parola inquinamento perché si va ben oltre. E allora, improvvisamente, sentii di dover fare qualcosa.
Dove una volta la Calypso studiava la natura del mare, oggi deve diagnosticarne la salute. Con grande rammarico abbiamo trovato posti nel Mediterraneo in cui l'acqua stessa è pericolosa per l'immersione. Mio padre fonda un'organizzazione a scopo benefico a favore della protezione dell'oceano e la società Cousteau inizia ad analizzare la qualità dell'acqua nel Mediterraneo, nel Mar dei Caraibi, nel Rio delle Amazzoni, nel Mississippi. Mentre gli esperti continuano le analisi, mio padre intraprende una missione personale. Aveva iniziato nel 1958 con Charles de Gaulle e ora viaggia in tutto il mondo per convincerne i leader a salvare il mare. Allo stesso tempo fa pressione sul pubblico. In the past 20 years, life in the ocean has steadily decreased, largely due to man's ignorance and carelessness. Il futuro del mare oggi dipende da tutti noi. Sono Jacques Cousteau e vi invito a unirvi a me e a mio figlio Philippe per un giorno di apprendimento e di coinvolgimento. Decine di migliaia di persone si rivolsero a mio padre e gli posero delle domande. Al di là dei discorsi, dei film, dei dibattiti sui problemi dell'oceano, per mio padre la parte migliore di ogni evento era la sessione di domande e risposte con i bambini. Perché vado così d'accordo con i bambini? Sicuramente perché l'esperienza non li ha cambiati. Gli adulti generalmente non sono più spontanei. I bambini corrono nei campi, saltano su e giù, raccolgono fiori, tirano i calamai sul muro. Ed è meraviglioso. Come padre e come nonno, conosce le gioie che danno i bambini e anche i dolori. Ed è proprio come padre che riceve ora il colpo più duro. Sin dall'infanzia, mio fratello Philippe è stato al fianco di mio padre. Un sub, un cameraman, un amico. Come produttore, Philippe iniziò a produrre la sua serie televisiva per esplorare la qualità della vita sulla Terra. Filmava da un aereo anfibio che chiamò Calypso 2. Philippe condivideva sin nel profondo i sogni di mio padre. Teneva molto al mare, alla fotografia e, come mio padre molto tempo prima, amava volare. Nel 1979, non ancora quarantenne, Philippe morì sull'aereo che adorava tanto. La perdita fu inaccettabile e atroce. Anche il mare, di cui avevano contemplato insieme le meraviglie, non lo confortava, anzi risvegliava in lui i ricordi. Per un certo periodo, mio padre pensò di rinunciare, ma il lavoro era vitale per lui. Si dedicò nuovamente a filmare i maestosi spettacoli della vita marina che stava svanendo così rapidamente per i bambini e le generazioni future. Ogni suo progetto ora mirava a preservare i gioielli viventi della terra, la bellezza e i miracoli che davano gioia alla vita, per tramandare questa eredità alle generazioni future con il minimo degrado possibile. Fra i sostenitori della società Cousteau e coloro che perseguono lo scopo di proteggere la qualità della vita, c'è il nostro amico, anch'egli un subacqueo, John Denver.
L'opportunità di incontrare faccia a faccia il comandante Cousteau, di salire a bordo della Calypso e di passare qualche giorno con lui, era un evento incredibilmente esaltante per me. E sono sicuro che non lo scorderò mai. Incontrarlo è stato magnifico, difficile da spiegare. Lui, in un certo senso, è più grande della vita stessa. Mi trovo costantemente a prenderlo come esempio e in certi momenti mi sembra impossibile di aver passato del tempo con lui. Sebbene pochi possano salire a bordo come John, 200.000 persone oggi sostengono il lavoro della Calypso. E la società Cousteau, oltre a riunire le persone interessate, sta anche sponsorizzando il suo lavoro, che ha un valore istruttivo per tutti noi e ci insegna a sopravvivere. Ci permetterà di potenziare l'attività educativa nei college e nelle scuole, per esempio con dei filmati. È uno dei punti che stiamo potenziando insieme all'organizzazione di incontri e viaggi a scopo educativo. E spero continuerà a realizzare programmi televisivi per il pubblico in generale. Che giorno fantastico. Mentre circa 2.000 persone festeggiano lì vicino, il comandante Cousteau e Jean-Michel si prendono un po' di tempo per visitare la casa di George Washington con i rappresentanti di Mount Vernon. Questo è un modello della Bastiglia e questa è la chiave della Bastiglia data a Washington da Lafayette. This is an original key to the main door of the Bastille. And the piazza out here was used a great deal, too, for tea and entertainment. Oggi Mount Vernon, domani le Bermuda, e dopodomani ancora, chi lo sa. È in perpetuo movimento, come il mare che ama tanto. Sono le 7 del mattino all'aeroporto di Orly, fuori Parigi. Cousteau arriva in tempo per il suo volo per Nizza. È l'inizio di una settimana in cui una troupe cinematografica seguirà Cousteau per riprendere il modo in cui vive quando non è in viaggio. Quasi ogni giorno inizia o finisce in un aeroporto. Appassionato di lettura, Cousteau passa il tempo in aereo tenendosi aggiornato su scienza, politica, tecnologia, strappando gli articoli da passare poi al suo staff. A Nizza si precipita verso un elicottero per il breve viaggio a est verso Monaco. Circa una volta alla settimana si reca al Museo Oceanografico di Monaco, fondato dal principe Alberto. Cousteau ne è il direttore dal 1957. In questi giorni, Jean-Michel è nel suo ufficio alle prese con un nuovo sistema di bombole da immersione per l'equipe della Calypso. Per lungo tempo soci, Jean-Charles Roux e il capitano Jean Alina hanno disegnato delle bombole con lo stesso contenuto d'aria compressa di quelle a bordo della Calypso. Eppure sono più piccole e pesano la metà. Sono il risultato di una totale revisione delle attrezzature di Cousteau per un viaggio intorno al mondo che inizierà fra soli 3 mesi. Sebbene viaggi molto, Monaco è per Cousteau l'unica vera casa. È lì che si trova la sua unica automobile. Lui e Simone hanno vissuto nell'appartamento al centro dello schermo per circa 20 anni. Eppure nessuno dei due c'è mai rimasto per molto. Poco propensa a farsi riprendere, decisa a voler restare dietro le quinte, Simone ha passato più tempo a bordo della Calypso di suo marito o dei suoi figli. Il telefono squilla continuamente tra equipaggio, staff, stampa e sconosciuti. Il giorno dopo, Jacques ritorna a Parigi, dove ha affittato un trilocale in una tranquilla strada senza uscita. Appena arrivato, il telefono squilla. Il tecnico del montaggio ha una domanda da fargli. Attendez, je crois qu'il faut que je vienne. Je descends.
Per supervisionare la produzione finale dei suoi numerosi film, Cousteau ha allestito una sala di montaggio direttamente sotto al suo appartamento. Catherine Mabillat è uno dei tecnici del montaggio che, insieme a produttori, scrittori, compositori e assistenti, trasforma il grezzo metraggio di Cousteau in film completi nelle sale di montaggio di Parigi, New York e Los Angeles. Sei piani sotto di lui, un gruppo di progettazione lavora sotto la sua supervisione al progetto più importante del momento, la sua nave a turbovele. Per 5 anni, Cousteau e la sua equipe hanno sperimentato un rivoluzionario sistema di propulsione eolica per le navi, praticamente ecologico, con controlli automatici computerizzati. Il sistema può ridurre il consumo energetico in media del 30-40%, usando colonne chiamate turbovele, la cui aerodinamica è simile a quella delle ali di un aeroplano. L'intera operazione prende corpo a La Rochelle, in Francia. Ogni settimana Cousteau arriva in aereo per ispezionare, dare consigli e decidere. In soli 2 mesi la nave sarà pronta ad affrontare una prova transatlantica, con Cousteau al timone. La nostra idea, dice, trasformerà radicalmente la navigazione. Un altro volo verso casa a Parigi, insieme ad Alina. Cousteau odia perdere tempo e usa l'aereo come ufficio. L'appartamento di Parigi è il suo rifugio. Qui a volte si isola per un'ora dal mondo, rigenerandosi con la musica e la poesia. Pianista classico, ha un ampio repertorio musicale. Non siede spesso al pianoforte ultimamente, ma di tanto in tanto prende in mano la fisarmonica o la sua nuova tastiera elettronica. Cousteau non ha auto a Parigi. Preferisce prendere la metropolitana per recarsi ai diversi appuntamenti con scienziati, banchieri, editori, politici e potenziali finanziatori. Vicino all'Arco di Trionfo vi è uno dei 4 uffici dai quali dirige le questioni legate all'ambiente e all'istruzione. L'attività benefica di Cousteau copre tutta l'Europa, l'America e la Calypso in mare, tutti collegati grazie a fax, telefono e telex. Il telex dal suo ufficio di New York è diretto al suo ufficio di Boston, dove un altro progetto richiede una decisione. I progetti per i centri oceanografici di Cousteau in Norfolk e altrove vengono esaminati negli uffici di un team di ingegneri di Boston. I centri pubblici informeranno i visitatori sul mondo sottomarino. Il progetto è supervisionato da Jean-Michel, un esperto architetto. E poi è il turno del MIT. A Cousteau è stato chiesto di tenere una conferenza sul suo sistema eolico. Un bacio alla hostess e poi una sorpresa da parte degli studenti. Well, he's a famous frogman that you all know, in black wetsuit, ready to go. He's got a mini club and people care, if he don't ever come up for air. Cause he's Jean Cousteau. All over, can you go? From sea to shining sea, he gets them all for you and me. From sea to shining sea, he gets them all for you and me. He loves to say, do what you want, do what you want. Una volta Cousteau teneva spesso conferenze. Oggi c'è poco tempo. Eppure parla con piacere della sua nave a propulsione eolica. Mostra un filmato della nave che collaudò nell'Atlantico nel 1983.
La turbovela andò persa durante il temporale, ma il test provò la sua efficacia. Poi un viaggio in Florida. Con il 32enne veterano Albert Falcou, ora capitano della Calypso, Cousteau sovraintende al lavoro di revisione della sua nave in un cantiere navale di Saint-Augustin. Cousteau ha perso il conto delle volte in cui la Calypso è stata riparata, rimodellata e persino quasi ricostruita nei cantieri navali di tutto il mondo. Lui e Jean-Michel approntano ora la nave per la sua 53esima missione, un viaggio di 5 anni intorno al mondo per riscoprire il pianeta. E così Cousteau affronta il futuro sempre curioso, ottimista, con la sua cinepresa in mano. Ora sono molto preso dal completamento e dal collaudo della mia nuova nave. Spero anche di trovare i fondi per costruire la Calypso 2, che sarà anche più adeguata alla nostra ricerca della Calypso 1. Ma per il momento è soltanto un sogno. Sono impegnato a scrivere. Vorrei almeno per una volta comporre la musica per uno dei miei film. Mi piacerebbe molto. Voglio andare in Nuova Zelanda, perché non ci sono mai stato. O in Nuova Guinea, nemmeno lì sono mai stato ancora. Voglio andare al Polo Nord. Sono stato in Antartide, ma non al Polo Nord. Molti progetti, e penso che li realizzerò tutti. I festeggiamenti lungo le banchine del Potomac durano 3 ore. Poi una cerimonia piena di elogi e canzoni familiari. Like the dolphin who guides you, you bring us beside you to light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide, free as a windswell, joyful and loving in letting it be. Oh, I could have saw the places you've been to, things that you showed us, the stories you tell. I could have saw, I sing to your spirit, and in the rapture heard you so long and so well. Innanzitutto vorrei darle il benvenuto a nome della Turner Broadcasting System, che ha organizzato l'evento. Ed è un grande privilegio per me presentarvi il presidente del consiglio d'amministrazione e presidente della Turner Broadcasting, signore e signori, Ted Turner. God bless you, Captain Cousteau. Dio la benedica, comandante Cousteau. Lei mi ha dato l'esempio quando ho dovuto affrontare problemi riguardanti l'ambiente, la popolazione, la corsa agli armamenti e gli enormi arsenali nucleari. Viviamo su un pianeta così fragile che faremmo meglio a vivere in pace, armonia e fratellanza, piuttosto che sovvertirlo o distruggerlo con l'inquinamento e le sostanze tossiche. Well,
È stato un grosso privilegio per me negli ultimi anni poter conoscere non solo il comandante Cousteau, ma anche suo figlio Jean-Michel. Ora, come sapete, milioni di persone sperano di poter passare qualche giorno a bordo della Calypso. Jean-Michel ci è cresciuto. È uno dei fondatori e vicepresidente esecutivo della società Cousteau. Signore e signori, Jean-Michel Cousteau. Vorrei presentarvi le persone che hanno tenuto viva la leggenda. Jacques Cousteau e io, mio padre e io, non avremmo potuto far nulla di tutto ciò da soli. Quelli che lavorano giorno e notte in ogni parte del mondo, che sopportano il caldo, le mosche, il ghiaccio, la solitudine e i costretti quartini di questa piccola nave di legno, i loro nomi non sono spesso conosciuti. Ma i loro successi sono celebrati in tutto il mondo e senza di loro non saremmo qui. The crew of Calypso. Vorrei presentarvi il membro dell'equipaggio che ha passato più tempo di tutti noi a bordo della Calypso. È la fonte permanente e originale dello spirito della Calypso. L'equipaggio l'ha spesso chiamata la pastorella perché si prende cura di loro. Li tiene in salute, ben nutriti, fuori dai guai nei porti di tutto il mondo. Vorrei anche aggiungere che molto spesso mi sono chiesto se il capitano dietro le quinte non fosse proprio lei, la pastorella, mia madre. Al mio capo, a mio padre, all'amico. Hai avuto cura di noi. Ci hai dato amore, forza, coraggio. L'eredità per il futuro. Una terra, un'acqua, un popolo, la speranza. Io e tutti quelli che oggi sono qui, come milioni di persone in tutto il mondo, tutti noi ti vogliamo bene. Cosa vogliamo fare negli anni a venire? Non diciamo solo nei prossimi 75, perché non sarebbero sufficienti. Spero che la forza della fondazione vada ben oltre. E quello che ho in mente è più che mai utopistico. Ho deciso che nei prossimi anni vivrò e farò di tutto per soddisfare questo mio progetto. Vorrei vedere l'1% del budget militare destinato a un vasto scambio culturale tra i bambini. Immaginiamo un mondo in cui tutti i bambini, fra i 7 e gli 8 anni, possano passare un anno in un posto diverso. Sarebbe di grande importanza dal punto di vista educativo. Ma sarebbe anche un grosso ostacolo alla guerra. Ed è proprio per la speranza che ripongo nel futuro dell'umanità che desidero unire le forze e creare un mondo migliore. Ted?
un mondo migliore per le generazioni future. Grazie. Buon compleanno, comandante. Dio la benedica. Due giorni dopo le celebrazioni per il suo compleanno, Custo raggiunge la sua nuova turbovela ora in viaggio sull'Atlantico. I suoi pensieri vanno dal passato al futuro. Quei primi 75 anni li ho passati meravigliandomi della natura, stupendomi per l'esuberanza della vita, ma preoccupandomi per la sua fragilità. Ed ora, per i prossimi 75 anni e anche oltre, lo spirito che mi ha ispirato dovrà sopravvivere. E tu, Jean-Michel, tu terrai accesa la fiamma della mia fede. The flame of my faith. What one man can do is dream. What one man can do is love. What one man can do is change the world and make it new again. And here you see what one man can do. As shaded as his eyes might be, that's how bright his mind is, that's how strong his love for you and me. A friend to all the universe, grandfather of the future, and everything that I would like to be. What one man can do. What one man can do is love. What one man can do is change the world and make it young again. And here you see what one man can do. What one man can do is dream. What one man can do. What one man can do is change the world and make it work again. And here you see what one man.